siamo. Allora Alberto, ti do un compito. È dura. Tu pronunci il nome e io dico il resto di questo relatore. Il dottor Vaček Keufejian, direttamente dall'America. Perdonateci, la diretta. Lo diciamo dopo, sì. Ok. Ormai andato. Vado? Sì, qui è la diretta e succede sì, questo. Vado dica. Io a questo punto che tu hai detto il nome. Ho detto il nome, il dottor Vaček Keufejian è arrivato qui tramite un amico, tra l'altro un socio di Spazio Tesla, fondatore del nostro gruppo nel 2012, che è Roberto Facchini, che noi salutiamo calorosamente, ci ha portato un qualcosa di veramente innovativo e questo è, adesso è compito tuo. Proseguo dicendo che il dottore è laureato in fisica con diversi master internazionali di fisica quantistica teorica e pratica. È fondatore di una società di ricerca scientifica focalizzata sullo studio dell'acqua e su come portare i livelli vibrazionali dell'acqua in armonia con la vibrazione naturale. Il titolo della sua relazione è appunto Acqua, la forza più potente della Terra. Prego. Ci penso io. La traduzione, sapete che andiamo in simultanea, è ad opera di Sara. Grazie. Hi everybody, my name is Vaček Keufejian and I'll be giving you a presentation about water. Allora, il mio nome è Vaček Keufejian e vi farò una presentazione sull'acqua. Thank you. But before I start, my wife and I arrived to Italy on Thursday. Allora, io e mia moglie siamo arrivati in Italia giovedì. And Italy, we were excited to come to Italy, of course, for many reasons. One of them is the fashion, because Italians are known for being beautiful. And the second reason is the food. Allora, noi eravamo così contenti di venire in Italia per una serie di ragioni. Una è l'estetica, perché l'Italia è così piena di cose belle. La seconda è il cibo. In the United States we have Italian food, but we are excited to come here because this is where the original food. Naturalmente negli Stati Uniti si può trovare cibo italiano, ma eravamo così contenti di poterlo mangiare qui, dove c'è l'origine del cibo italiano. But I didn't know that Italian food is also a trick for foreigners. Ma noi quello che non sapevamo è che il cibo italiano è una specie di trappola per turisti o per stranieri. Let me explain. Adesso vi spiego subito perché. My friend Roberto Facchini in the back and his beautiful wife invited us to dinner on Friday. A venerdì sera il mio amico Roberto Facchini e sua moglie ci hanno invitato fuori a cena. My wife and I, and we have another American friend from Florida, we're excited, we're going to eat Italian food. Quindi io e mia moglie e un altro amico che viene dalla Florida eravamo felicissimi di prendere parte a questa cena italiana. So Roberto ordered antipasta. E Roberto ha ordinato degli antipasti. Ok, antipasta. All of a sudden, 5 dishes. E improvvisamente 5 piatti. That was a shock. Eravamo abbastanza scioccati. But I said, we are Americans, we can handle it. Ma abbiamo pensato, siamo americani, ce la possiamo fare. We finished the antipasta and we had a break. The break was very short, 2 minutes. Finito gli antipasti, abbiamo fatto una pausa molto breve, 2 minuti. Then became the prima. What is prima? Poi è arrivato il primo. Ma che cos'è il primo? 6 dishes of pasta. 6 piatti di pasta. And I go, oh my God. E io ho pensato, oh mio Dio. We said this is the final meal. E noi abbiamo detto, ok, questo è il pasto definitivo. So we start trying, try. E abbiamo cominciato ad assaggiare. And Roberto doing beautiful, try, beautiful. E Roberto continuava a dire, senti che buono, buonissimo. So we tried 6 dishes. I was full. Abbiamo assaggiato 6 piatti, ero assolutamente pieno. So I looked at my wife and I said, thank God we made it, I'm proud, it's finished.
Ho guardato mia moglie negli occhi e gli ho detto: grazie al cielo è finita, sono così orgogliosa di avercela fatta. To my surprise, 2 minutes after there is a entree, the third dish. Con mia grande sorpresa, dopo 2 minuti sono arrivati altri piatti, altro cibo. They call it the entree, I think. Il secondo. Secondo, yeah. Believe me, I don't remember what happened. Credetemi, sono così confuso, non mi ricordo assolutamente cosa è successo. When the secondo came, I had food disaster. Quando è arrivato il secondo, proprio non riuscivo più a connettere con la quantità di cibo. I found out the Italian hospitality is also torture. E quello che ho scoperto è che la famosa ospitalità italiana può trasformarsi in una tortura molto facilmente. Here I want to enjoy the Italian food. And by the third dish, I was crying. Volevo godere del cibo italiano, ma dopo il terzo piatto stavo letteralmente piangendo. And you can't tell an Italian to stop. E quello che è grave è che non si può dire a un italiano: basta, basta, ho finito, non ce la faccio più. The second problem I had is the fashion. Il secondo motivo per cui ero contento di essere qua è la moda, l'estetica. If you want to feed Americans like this, make the clothes not from wool, make them from rubber. Make them expand. Because after the secondo, we became fat. Allora l'idea è quella che un americano dovrebbe avere dei vestiti di gomma, perché dopo con dei pasti del genere gli abiti si dovrebbero espandere. After we finished dinner, Signor Roberto got up, beautiful lady got up. We couldn't get up. Dopo al termine della cena, il mio amico si è alzato, le meravigliose signore che erano con noi si sono alzate, io e mia moglie non riuscivamo ad alzarci dalla sedia. That's my experience. Questa è l'esperienza che volevo raccontare. And I want to start my presentation. Adesso cominciamo con la presentazione. But before I picked up this water from the bathroom. Ma here. Prima ho preso quest'acqua dal rubinetto del bagno. Thank you. This one called otolidine, that's from my laboratory. Questo è una sostanza presa dal mio laboratorio. The name? Otolidine. Otolidine. Otolidine is il nome. It's an agent. È un agente. That if there is any chemical in this or contaminant, it will expose it. E qui non c'è nessun contaminante o sostanza chimica. Nell'acqua che ovviamente che ha preso dal rubinetto. Usually turns yellow. Di solito diventa giallo. That means it is contaminated. Quando diventa giallo, questo è un segnale che l'acqua è contaminata. But this one looks like bluish to me. Questa sembra più bluastra. See that? Potete vedere? This is from the bathroom over there. L'ho presa nel bagno qua della. So what we, because I travel a lot, I developed a product to help me avoid contamination like this. Allora, siccome io viaggio molto, ho sviluppato questo sistema per evitare che l'acqua che bevo in giro per il mondo mi faccia male, mi contamini. This is a stick. Vedete questo bastoncino? And I throw it inside. Lo faccio cadere nella bottiglietta dell'acqua. And I just leave it. E lo lascio lì. You can shake it. Agitarlo un pochino. And then the best way to do this water is because I travel, I buy one and a half to 2 liters of water and I leave it overnight. When the morning comes, everything is clean. Allora, quello che faccio di solito durante i miei viaggi è di prendere 1 o 2 bottiglie d'acqua grandi, metto questo bastoncino e durante la notte l'acqua si pulisce, al mattino è pulita. Give it a few minutes and that will disappear. In 2 minuti questo scomparirà. I use that product, I made that product for me because I travel a lot. Questo è un prodotto che io ho sviluppato per me stesso perché appunto viaggio molto. And then my neighbors want to buy it and all of a sudden we start selling it all over the world. E poi il mio vicino l'ha voluto comprare e poi per magia l'abbiamo venduto in tutto il mondo. Do you want to show it to them? Is it still there?
facciamo vedere. See, it's finished. It's soil. Yeah. Look at it. Guardate. It's almost gone. If you give it another minute, it will go away. Come potete vedere, l'acqua non ha più colore. Se gli date anche solamente poco tempo in più, I use this for my travel. Questo è quello che uso per i miei viaggi. Or you use it whenever you buy bottled water, even if you buy a bottle of water, still use this product. E anche quando compro l'acqua in bottiglia, io sempre uso questo prodotto. Now I'll begin my presentation. Adesso comincio la mia presentazione. I'm a physicist. My field is quantum physics. Allora, io sono un fisico e il mio settore è la fisica quantistica. One of the best documents I ever read that came from the Vatican is from our Pope Francis. Uno dei migliori argomenti, uno dei migliori documenti che ho letto provenienti dal Vaticano è questo di Papa Francesco. And he talked about GMO. Mentre stava parlando dei geneticamente modificati. It is the most dangerous thing on the planet. Che è la cosa più pericolosa del pianeta. And the company that sells GMO is an American company. E l'azienda che vende questi prodotti geneticamente modificati è un'azienda americana. It's called Monsanto. Chiamata Monsanto. There is no difference between Monsanto and the devil. Non c'è nessuna differenza tra Monsanto e il diavolo. Thank you that you feel that way because we are in the United States going through war with this company and it is hard. Grazie per condividere questo stato d'animo perché negli Stati Uniti noi stiamo veramente conducendo una battaglia molto forte contro questa azienda. What the Pope was talking about is herbicides, pesticides and genetically modified food, and also he was talking about Roundup. Roundup is a product farmers used to spray for weed. Quindi quello di cui sta parlando, di cui parla Papa Francesco nella slide che potete vedere, sono gli erbicidi, i pesticidi e le sostanze che vengono praticamente distribuite sui raccolti per aumentare la redditività. In our laboratory we tested the water under the farm and it contains glyphosate. Glyphosate. Glifosano. Nel nostro laboratorio abbiamo analizzato l'acqua che è sotto ai campi coltivati e contiene glicosano. Glyphosate. So, what the Pope is talking about, he was warning us. I love this Pope because he was so brave to go head on head with the most powerful company in the world. Quello che il Papa ci stava dicendo qua è veramente una cosa, io lo ammiro tantissimo perché ci aiuta e ci infonde coraggio perché va a muso duro contro queste aziende senza giri di parole. And also he talked about something called technology. E parla anche di qualcosa che è la tecnologia. And that's exactly what I talk about because I'm a physicist. Ed è esattamente quello di cui io parlo perché io sono un fisico. A good technology. When you solve a problem, you don't create another problem. La buona tecnologia, quando risolve un problema, non ne deve creare un altro. But to make it sound beautiful, we say new technology. Ma per avere un suono più gradevole, per farlo suonare meglio, noi diciamo la nuova tecnologia, the new technology. But in reality, it is a disaster. Ciò che è in realtà è un disastro vero e proprio. And that's what I would like to share with you at the first slide. Per questo ho voluto condividere con voi questa slide. Something about my company. Adesso una breve presentazione della mia azienda. When I first started my company, I knew nothing about water. Quando ho iniziato con la mia azienda, io non sapevo niente dell'acqua. I know more about Scotch whisky and wine. Sapevo molto di più del whisky e del vino, in realtà. And I was happy all the time. Ed ero felice tutto il tempo, ero sempre felice. Then my wife, God blessed us with a beautiful baby. His name is Alex, my son. Poi Dio ci ha regalato un bellissimo bambino, a me e a mia moglie.
Si chiama Alex, è il loro figlio. His real name is Alexander, so I call him Alexander when I'm upset. When I'm happy, I call him Alex. Il suo nome in realtà è Alexander. Io lo chiamo Alex quando sono felice, quando sono arrabbiato o disturbato, Alexander. So he never answers me when I say Alexander. Quindi questo è il motivo per cui mio figlio non mi risponde quando lo chiamo col nome completo, Alexander. My son was 4 years old. Mio figlio aveva 4 anni. All of a sudden, anything he puts in his mouth, it reacted negatively in his body. Improvvisamente qualcosa che aveva introdotto in bocca ha avuto una reazione allergica fortissima in tutto il suo corpo. And we have to rush to the hospital. E abbiamo dovuto correre al pronto soccorso. We did this maybe 8 times. Questo l'abbiamo fatto 8 volte. Then at the end the doctor said, "Vace, we have to give him cortisone." Poi alla fine i medici ci hanno detto, "Dobbiamo somministrargli del cortisone." I know what cortisone is. I'm a scientist. Io sono uno scienziato, so bene cos'è il cortisone. When we finished the treatment, I carried my son with my wife and I looked at my wife and I said, "I must know what's wrong with him." Quando il trattamento è finito, la cura è finita, io ho guardato, il pericolo era passato, ho guardato mia moglie negli occhi e ho detto, "No, io devo scoprire che cosa fa star male mio figlio." I took my car out of the garage. Ho preso la mia macchina, l'ho fatto uscire dal garage, l'ho tirata fuori dal garage. And as you know, in America, everything we have is big. Voi sapete bene che noi in America abbiamo tutto quello che abbiamo è grande, è grosso. And the garage was big. E anche il garage era molto grosso. I converted my garage into a laboratory. Quello che ho fatto è stato di convertire il garage, l'ho trasformato in un laboratorio. There is something that I don't agree with is I'm a physicist and chemist. They don't get along sometimes. C'è qualcosa che, con la quale io non sono d'accordo ed è io sono un fisico e di solito i fisici e i chemici non vanno d'accordo. I would like to solve problem using mathematics, frequencies, vibration, and that's how I would like to solve problems. Perciò io le cose che volevo utilizzare per risolvere il problema erano di fisica, quindi vibrazioni, quantistica, eccetera. Chemists, they give more headache. They solve a problem, like the Pope said, but they create another problem. I chimici, quello che fanno, ci rendono la vita più complicata, ci provocano dei gran mal di testa perché risolvono un problema e ne provocano un altro. So when I started this research, I want to find out what's wrong with my son, and my mind came. I want to give you the short story. We are nothing but liquid. We are water, correct? Quindi io volevo risolvere il problema che colpiva mio figlio e volevo usare la mia testa per farlo. Ho detto, ma noi cosa siamo? Noi siamo acqua. Mio figlio è acqua. So if there is something with my son, I should look at the liquid that comes from outside. Quindi se c'è qualcosa che non va in mio figlio, io devo guardare i liquidi che arrivano dall'esterno. I spent millions of dollars. Ho speso milioni di dollari. I bought equipment from all over the world. Ho comprato attrezzature in tutto il mondo. Every single one of them says we remove this, we add this, we filter this, all the same. Tutte queste attrezzature non mi hanno mai soddisfatto perché dicevano io tolgo questo, io aggiungo quest'altro. Then if they are removing things, if they are adding things and they talk about minerals and they talk about filter, why it didn't help my son? E questi qualcosa aggiungevano, mettevano dei filtri, toglievano delle sostanze, aggiungevano dei minerali, ma in realtà non aiutavano mio figlio. I found out that's not the answer. Ho trovato, quello che io ho scoperto è che questa non era la risposta. I found out even if you clean water, the water is useless. Anche se pulisco l'acqua non è utile. Like those bottled water you buy. Come useless. Quelle bottigliette che state bevendo. What I found out is lacking. What is the problem? I found out the hydrogen vibration is weak. Ho trovato che le vibrazioni dell'idrogeno sono deboli. Hydrogen need to move fast. L'idrogeno ha bisogno di muoversi velocemente. Like a Ferrari. Come una Ferrari. But now I have Chevrolet. Ma io ho una Chevrolet. Or smart car. Ho una piccola city car. So, what I did, I went
all over the world and I start checking pure source of water. Quello che ho fatto è stato di girare il mondo alla ricerca di pure fonti di acqua. I came across a river. Sono arrivato a un fiume, vicino a un fiume. I found out there is that area a lots of fish. E ho trovato, ho notato che in quell'area c'erano tantissimi pesci in quel fiume. I went 10 km north, 10 km south, hardly any fish. Sono andato 10 km a sud, 10 km a nord e lì non c'era quasi nessun pesce. So I want to find out why there is fish here, no fish there, no fish here. Allora mi sono chiesto, ma perché qui ci sono tanti pesci e invece a nord e a sud di pochi chilometri non c'è quasi neanche un pesce. I found out the vibration and frequency in that area was high. E quello che ho trovato è che le vibrazioni e la frequenza nella zona dove c'erano i pesci erano alte, erano elevate. And I took a cup and I checked it and I found out it was accurate. E ho preso una tazza, ho analizzato quest'acqua e ho scoperto che era una acqua pura. Then what I did is I took 20 fish, 10 of them I marked blue, 10 of them I marked yellow. Allora ho preso 20 pesci, 10 li ho contrassegnati con il blu e 10 con il colore rosso. The blue one I come 10 km north, the yellow 10 km south and we dump them. Scusate, giallo. Allora il blu li ho presi 10 km a nord e quelli gialli 10 km a sud. In a week they came back to the same spot. E in una settimana questi pesci che avevo posizionato in punti diversi si sono ritrovati dove c'erano le frequenze alte. What's so special about that area? Cos'è che c'era di così speciale in quell'area? We found the mineral composition is different. Quello che abbiamo trovato è che la composizione minerale era diversa. We excavated. Abbiamo scavato. Took it to the lab. Abbiamo portato questo materiale in laboratorio. We made balls out of them. Abbiamo fatto delle palline di questa sostanza, di questa terra. It didn't work. Non funzionava. We start separating. Abbiamo cominciato a separare. And we start matching the biogeometry. Abbiamo cominciato a immaginare una biogeometria. Minerals have a shape. I minerali hanno una forma. Water have a shape. L'acqua ha una forma propria. Both shape must get along. Le forme si devono incontrare, devono matchare. No different than humans. You like someone, you dislike someone. Anche nei rapporti umani funziona così. C'è qualcuno che vi piace, qualcun altro col quale non vi trovate bene, non vi piace. Then we found out the exact composition. Quindi abbiamo trovato la composizione precisa. It took us 8 years. Ci sono voluti 8 anni. And we made balls out of them. E abbiamo fatto poi delle palline di questo che abbiamo studiato. And we put it in a pipe. E le abbiamo messe in una tubazione. We want to copy nature. Noi quello che vogliamo fare è copiare la natura. We want to copy what is out in the environment, not fake, real. Quello che vogliamo fare è copiare quello che c'è fuori nella natura, non quello che è falso. Without electricity. Senza elettricità. Without battery. Senza batterie. Without any artificial energy. Senza alcuna energia artificiale. Just go out to nature, look at it. Do you see wires in rivers? Provate, andate fuori, girate per la natura. Voi vedete dei fili da qualche parte? But nature functions perfectly without artificial energy. Eppure la natura funziona perfettamente senza l'energia artificiale. But then I found out movement of water is unusual. Poi quello che ho trovato è che il movimento dell'acqua è un po' era strano. So I made a physics formula for it and we embedded in the wall. E quindi abbiamo estratto una formula fisica per questo e l'abbiamo riunita in questa tubazione. It's algorithm. È un algoritmo. We stamp it inside. Che è inserito all'interno di questo tubo. That's our second secret. Questo è il nostro secondo segreto. Because we know the Chinese gonna buy this. Perché noi conosciamo bene i cinesi. We have to be careful. Bisogna sempre stare attenti. So I want to complicate them. Il mio desiderio è complicargli la vita. Actually, we received huge order from China
In realtà sto scherzando, perché io ricevo veramente enormi ordinativi di questo tubo dalla Cina. And I asked the guy, why did you buy from us? E ho chiesto, ma perché lo comprate da noi? He says, because one, we couldn't copy it. E hanno risposto, semplicemente perché non riusciamo a copiarlo. And two, it works. E funziona. So, after we did this, I went and I tried it on my son. Bene, allora arriviamo alla nostra storia. Dopo che l'ho elaborato, sono andato e ho provato su mio figlio. All the test was positive. Tutti i test erano positivi. So I tell Alex, drink daddy, drink, drink. E quindi ho detto ad Alex, bevi quest'acqua. Nothing happens in 3 months. E per 3 mesi non è successo niente. One time I'm going to London. I asked my wife if I can give my son bath. Una volta stavo viaggiando, andavo a Londra e ho chiesto a mia moglie se potevo fare il bagno a nostro figlio. And I'm thinking, why it's not working? E dice, ma mi stavo chiedendo, ma perché non funziona? I put my son in the bathtub. Ho messo mio figlio nella vasca da bagno. For all of you who have children, when you put kids in the bathtub, they never leave. Per tutti voi che avete avuto dei bambini o che li avete, voi sapete bene che mettere un bambino in una vasca da bagno non vogliono mai uscirne. Their shower is one hour, their bath is 1 hour almost. Di solito ci vuole un'ora per fare un bagno. And I looked at it and I says, oh my God, the answer is right there. The largest organ in the human body is the skin. E allora ho detto, ecco la risposta, perché l'organo più ampio del corpo umano è la pelle. I went to my lab and I made for the whole house. Allora sono andato nel mio laboratorio e l'ho fatto per tutta la casa. I made the filters to clean. Ho fatto in modo che i filtri pulissero l'acqua. I made the second filter to remove heavy metals. Ho inserito un secondo filtro che togliesse i metalli pesanti. Including lead and arsenic. Incluso piombo e arsenico. We are the only one who do it naturally. E noi siamo gli unici al mondo che fanno tutto questo naturalmente. With no chemicals. Senza agenti chimici. And the third filter, we don't catch in the first second, we catch it in the third. E quello che non prendiamo con i due primi filtri, lo prendiamo, riusciamo a catturarlo con il terzo. Then I let the water go through the pipe. Ho lasciato che l'acqua scorresse dentro a questa tubazione. I bring water hydrogen vibration to its original movement. E ho riportato le vibrazioni originali dell'idrogeno al suo valore naturale. Why nobody can copy us? Perché nessuno riesce a copiarci? Because the water that comes out of this tube is co-natural, meaning identical to nature. Perché quello che l'acqua che esce da questo tubo è un'acqua naturale, io la dedico alla natura. After 3 months, my son was playing basketball. Dopo 3 mesi, mio figlio giocava a basket ed era perfettamente ristabilito. The secret, just drinking, is not enough. Questo significa che semplicemente bere non era stato sufficiente. You can drink magic, it's not enough, it's gonna come through your skin. Allora, tutto quello, potete anche bere una pozione magica, dell'acqua magica, ma non è abbastanza. Passa attraverso la vostra pelle. My neighbor ordered the system. Il mio vicino ha ordinato questo impianto. My neighbor told his cousin they ordered the system. Il mio vicino ne ha parlato bene col cugino. Il cugino ha comprato l'impianto. And all of a sudden we became a company. E così siamo diventati un'azienda. So my company started because of my son. E quindi la storia, per riassumere, è che la mia azienda è nata grazie a mio figlio. Now we are all over the world with our offices in San Francisco, Chicago, Ohio, Iowa, Tokyo, Japan, Stuttgart, Germany. Noi siamo adesso in tutto il mondo, qui potete vedere le nostre sedi, San Francisco, Ohio, Tokyo, Giappone, Germania. And today it will be, where are we? What do you call this town? Piacenza. We're going to be in Piacenza through Infinity. E adesso oggi siamo qui a Piacenza grazie a Infinity. So we're going to take over Italy very soon. Quindi molto presto conquisteremo anche l'Italia. Give me time, we will. Dateci solo un poco di tempo e ce la faremo.
And together we can fight the chemical company and we can fight Monsanto. E insieme possiamo combattere e sconfiggere Monsanto e le aziende chimiche. 10 minutes. It took me 20 years to do this technology. Ci ho messo 20 anni a fare questa tecnologia. Cosa sono pochi 10 minuti. Okay, I go quickly. This is the secret. This is our secret right here. Questo è il nostro segreto. When the water goes through the pipe, allora l'acqua entra dentro nel dispositivo. We create heat. Creiamo del calore. The vibration increases. Le vibrazioni aumentano. The binding power becomes stronger. Il potere di legare diventa più forte. Surface tension goes lower. Quindi la superficie si abbassa. And it penetrates your skin quicker. E quindi quello che fa quest'acqua è che penetra nella vostra pelle più velocemente. When you drink this water, in 1 hour you'll go to the bathroom, guaranteed. Allora se bevete quest'acqua in un'ora andate al bagno. And I want to teach you how to drink. E adesso vi spiego come dovete berla. Look at it, it's clear, it's finished, it's clean. Vedete, è pulito, l'acqua è pulita. The one we did earlier. I saw people outside, they drink like this. Ho visto gente fuori che beveva così. Never drink like that. Non bevete mai in questo modo. Jug it. Toc, 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 toc. Finish it. Don't go one, two, no. Dovete ingurgitare velocemente. Non bevetela a rate. Look at people when they're on diet. What do they lose the first 2 weeks? Water. Guardate la gente quando si mette a dieta. Cosa perde nelle prime 2 settimane di dieta? Perde l'acqua. Because they drink slowly, your body have memory. Water have memory. So your body says, you are starving me. It stores the water. Perché l'acqua ha una memoria, il nostro corpo ha una memoria, allora il corpo pensa, oh, tu mi stai facendo morire di fame, e di che cosa si libera subito? Si libera dell'acqua. But if you get your body used to drinking like this, it will not store it, it will process it. Ma se voi bevete velocemente l'acqua, ingurgitandola e deglutendola velocemente, non ci sarà nessun immagazzinaggio d'acqua nel vostro corpo e andrà eliminata velocemente. This is our secret when the outside of the mineral ore is negative zeta. Allora questo è il nostro segreto, l'esterno delle nostre palline è zeta negativo. Energy goes inward, but what we did, we flipped it, it goes outward. L'energia tende a entrare, ma quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto in un modo per cui qui l'energia esce. When water collides with the pipe, quando l'acqua fa collisione con la tubazione, hydrogen goes crazy. E l'idrogeno impazzisce. Look at this. We put 2 mg water, tap water, RO water, Persanova water. Allora abbiamo fatto questo esperimento, ci sono 3 contenitori, in una c'è l'acqua del rubinetto. Same amount of sugar. La stessa, in un'altra l'acqua purificata con il sistema di osmosi inversa, nella terza è l'acqua trattata con noi. Abbiamo messo la stessa quantità di zucchero. And look at why does it dilute better with Persanova water? E perché non si diluisce con Persanova? Si diluisce meglio, scusate. So, we don't test on humans. All our tests are done on plants and animals. And can I show a video? Noi non facciamo esperimenti sugli umani, tutti i nostri esperimenti sono fatti su animali e piante. I want to show you what our customers did, not what we did. Quello che voglio mostrarvi è ciò che hanno fatto i nostri clienti, non ciò che abbiamo fatto noi. This one. This customer bought our product and he made a test and he uploaded. Questo cliente di cui vi sto parlando ha comprato il nostro impianto e ha fatto queste prove. Tap water. Acqua del rubinetto. He took same tap water and he put our sticks in it. Quindi ha preso l'acqua del rubinetto e ha messo in quest'acqua i nostri bastoncini. And he gave it to the dog. E ha dato quest'acqua al cane. Dog no more than humans.
dog sense vibration 5 feet radius. Allora, i cani sentono le vibrazioni più degli uomini, le vibrazioni che vengono emesse. And they feel it. Lo sentono. But if I tell human to test this, they can say, forget it, use the dog. Quindi se io chiedo a un umano di fare questa prova, non ci sarà una risposta definitiva. Usate i cani che è meglio. The Sunny is Coca-Cola company. Allora, Sunny, che vedete là, scritto sulla bottiglietta, è l'azienda Coca-Cola. You buy bottled water, here is bottled water. Voi avete comprato delle bottigliette d'acqua, qui ci sono delle bottigliette d'acqua. Evian, French. Andiamo con l'Evian francese. Aquafina is Pepsi Cola. Questa è l'acqua dell'azienda Pepsi Cola. Those are big companies. Pepsi Cola is $70 billion company. Allora queste sono tutte aziende enormi. La Pepsi Cola è un'azienda da 70 miliardi di dollari. The senior vice president saw this video. Il vicepresidente senior della Pepsi Cola ha visto questo video. He asked me to do another test. E mi ha chiesto di fare un'altra prova. I told him I can't. I don't have enough dogs anymore. E io ho detto non ho più cani, non posso più fare prove. And now we are negotiating with Pepsi Cola. E adesso noi siamo in trattativa con la Pepsi Cola. It's unusual vibration, so it keeps on. Come potete vedere dal comportamento del cane ci sono delle vibrazioni strane. Il comportamento del cane lo mostra, è evidente. That's enough. And I can go to the presentation. I want to show the last slide. The last, this one. Yeah. The last slide. I want to show you the last slide. Oh. Look at this quickly. Can I have just two more minutes? Two. Italian, two more minutes. due minuti italiani. Uno. One. 1 minute. It's about gaining. It's larger. Okay, see this one here? This is test farmers dead. It goes through the plant, our water goes through the plant 34% faster. Allora, questo è un test, una prova che è stata fatta dagli agricoltori, dove il risultato è stato che aumenta la velocità di 35 volte. So it goes through your body faster. Quindi anche nel vostro corpo va più veloce. Soybean on the left without our technology, on the right with our technology, 220% increase. Qui vediamo della soia coltivata sulla sinistra senza la nostra tecnologia applicata all'acqua e a destra con la tecnologia nostra. Look at the right, that was the boiler. Guardate qui, questo era una caldaia. Without our technology. Senza la nostra tecnologia. Left after we installed. A sinistra, vedete, con il trattamento. Before on the left, after on the right. Prima sulla sinistra, dopo sulla destra. Those are our projects.
Questi sono progetti che abbiamo realizzato noi, impianti che abbiamo realizzato noi. This one cooling tower. Questa era una torretta di raffreddamento. We reduce chemicals by 80%. Abbiamo ridotto l'uso di sostanze chimiche dell'80%. This is it. Look at this, the plant tap water, Kursanova water. Guardate voi stessi, una semplice piantina con l'acqua del rubinetto e con l'acqua di Kursanova. Oh. Thank you. Grazie molte. Pyramids. Oh, for you. Thank you very much. Thank you. Sorry for the delay. One minute. Grazie. Thank you. Grazie, thank you so grazie, much. Grazie. Thank you. Grazie. Bene. Allora, siamo giunti alla anche, conclusione. C'è anche Chiara. Sì, ma Chiara prima la microfoniamo, la microfoniamo. Una comunicazione grazie. Importante. Prego Chiara. Sì. Volevo dire che Spazio Tesla il 28 di gennaio lancia la giornata, una giornata intera con Daniel Lumera. Chi volesse iscriversi può farlo lasciando anche l'email. Comunque vi voglio anche dire che è un'esperienza personale. Ho appena finito la scuola, il primo anno. Per me è stata un'esperienza straordinaria, mi ha cambiato l'esistenza. Sono un po' emozionata perché Daniel riesce a fare delle cose straordinarie. Ma io vengo solo se si piange. Sì, si piangerà, preparatevi i fazzoletti, preparatevi, si piangerà. Quello che ha fatto oggi è stato soltanto un piccolo accenno, per cui tanta roba. Bene, allora vi aspettiamo per fare insieme anche questa esperienza. Io auguro a tutti una buona giornata, ringrazio enormemente per la vostra presenza e spero che abbiate apprezzato quello che abbiamo fatto. A noi è piaciuto, passo il microfono. Grazie. Velocissimamente. Ringraziamo il Collegio Alberoni che ha ospitato il quinto congresso di fisica e medicina quantistica. Dovremmo ringraziare tantissima gente che ha collaborato, abbiamo fatto un rapido conto, per la realizzazione di questo quinto congresso hanno lavorato circa una quarantina di persone, elencarle tutte sarebbe veramente un problema, ma ringraziamo veramente tutti. In collaborazione col Centro Congressi Galileo abbiamo portato ancora una volta un po' di cultura e ci siamo scambiati tantissime informazioni in questi due giorni. Ringrazio ancora anche Laura che ha avuto un ruolo determinante, Riccardo che anche lui ha seguito e non è semplice perché qualcosa succede, vieni Riccardo un attimo perché qualcosa succede sempre, eh? Le dirette sono l'angoscia che ci... noi siamo veramente piccolissimi perché quello che vedete qui, non dico che è tutto lo staff, 5 minuti, neanche meno, però veramente ci diamo l'anima da volontari in questa missione. Fuori c'è anche il nostro istrionico Francesco Guarnaschelli, che è anche uno scrittore, ha dedicato un libro a Spazio Tesla e quindi veramente ce la mettiamo tutta per portare avanti il lavoro nella totale gratuità e speriamo di aver veramente reso felici, perché voi ci avete veramente reso tantissimo. Ve lo dico col cuore, Laura. Se volete informazioni, io sono quella che ha risposto a tutte le vostre mail, alle vostre telefonate e quindi se volete informazioni per il corso di Daniel potete fare la stessa mail, lo stesso telefono. Io sono Laura e saremo molto lieti di ospitarvi. Grazie, ringraziamo ancora anche Cravedi Produzioni Immagini che ci permetterà assieme al nostro Roberto Rastellini di vedere tra breve tutto l'intero congresso gratuitamente sul nostro canale www.spaziotesla.it come sito oppure cercateci su YouTube, avrete tutto il congresso per intero come playlist, quindi di ogni conferenziere e tutte le interviste di tutti i conferenzieri. Grazie, da Piacenza è tutto. Grazie, alla prossima, grazie. Ciao.